Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Subito un grandissimo like per questo video dopo un lavoro di ore, ore e ore. Qui vi porto tutti i giocatori divisi per ruoli e budget. I portieri e i difensori hanno il doppio budget, quindi con modificatore e senza modificatore. Vi chiedo quindi un grandissimo like solamente già solo per il lavoro che è stato fatto per voi. Sono riuscito a farlo in breve tempo perché porterò tutti i giocatori, come vi ho detto, e questo l'ho fatto un po' così in fretta e furia per darvi supporto a tutti perché già avete cominciato a fare le aste sia di riparazione ma anche per quelli che hanno saltato le prime 2 giornate. Quindi vi chiedo un like di supporto, commentate se volete qualche altro giocatore perché tutti i giocatori è impossibile metterli in un video. E scrivetemi di chi volete una percentuale e io vi risponderò a tutti. Detto questo, ragazzi, iscrivetevi al canale, è gratuito ed è un modo che avete per supportare questo canale. Vi ricordo, come sempre, sono attivi gli abbonamenti e avete numerosi vantaggi, anche magari per chi volesse il file in formato Excel di tutti i giocatori. Detto questo, ragazzi, cominciamo subitissimo perché mettere tutti i nomi dai portieri attaccanti sarà un video lungo. Ragazzi, vi chiedo anche scusa perché probabilmente ci sarà qualche errore, qualche giocatore magari può essere un doppione, però è stato un lavoraccio, ma lo sto portando proprio per darvi un aiuto concreto. Cominciamo in porta, ho cambiato qualcosa. Ho abbassato leggermente Szczęsny. Dopo la prima giornata, un po' di appeal fantacalcistico lo perde e l'ho abbassato. Ho abbassato anche Handanovic, ve l'avevo detto che a me mi piace la difesa dell'Inter, ma non mi piace tantissimo Handanovic. E quindi l'ho messo all'8%. L'ho messo lo stessa percentuale di budget, sia con modificatore che senza. La seconda fascia l'ho cambiata poco, ho alzato leggermente Magnan e mi sembra che gli altri li abbia lasciati più o meno uguali. Ho alzato anche Silvestri dell'Udinese, bravetto, lui può essere uno di quelli che non paghi tantissimo, che può fare bene. Detto questo, ragazzi, cercherò di essere sintetico in modo tale da andare a parlare un po' di tutti i reparti. Difensori da un credito, ne ho aggiunto qualcun altro, ne ho levato qualcun altro di quelli che sono andati via. Forse l'ingresso più importante è quello di Fares, che si sposta dalla Lazio, in cui probabilmente non sarebbe stato un titolare, al Genoa, in cui potrebbe giocare esterno nel centrocampo del Genoa, quindi potrebbe fare molto molto bene. Altri ingressi significativi non ci sono stati, quindi qui andrei direttamente avanti. Forse l'unico interessante è lo spostamento anche di Sutalo, che andando al Verona può fare bene. Passiamo alla quarta fascia. Ecco, già qui dobbiamo un attimo concentrarci un po' di più. Qui ne ho modificati alcuni. Qui bisogna stare molto attenti. Tipo Strigel Larsen l'ho lasciato all'1%. Si potrebbe forse mettere qualcosina in più. Crescito l'ho lasciato al 2%, però non so, col modificatore non mi convince. Perché uno che se batte il rigore magari vi prende il voto già solo perché segna, ma quando non calcia i rigori il voto è veramente sempre sempre basso. Ho modificato Usai, l'ho messo 1% con mod e 1% senza mod. Forse con mod si potrebbe anche spendere qualcosina in più perché ve l'ho detto, io l'ho schierato alla seconda giornata quando ha fatto gol nella Lazio quando ha giocato in casa con lo Spezia, l'ho messo fisso alla Magic, tutte le squadre, costava solo 9 crediti e ha fatto una bella plusvalenza. È un giocatore su cui punterei anche quindi un 2% col modificatore perché con Sarri può fare bene e sicuramente sarà sempre un titolare. Magari non mi porterà chissà quali bonus, però come voti, soprattutto se la Lazio fa un bel campionato, può essere un buon nome. Qui c'è Tomiyasu, ragazzi, ovviamente si doveva eliminare. Alcuni, ve l'ho detto, ci saranno degli errori perché è stato fatto in fretta e furia. Ci ho perso un 4 ore per rifare tutto
e non riuscivo, ovviamente qualche errore ci sarà sicuramente. Ho alzato Vigna, era all'1%, l'ho messo al 2% perché ha fatto bene anche nell'ultima e quindi do un po' più di fiducia. Poi vediamo qualcun altro. Karsdorp al 2, forse un po' basso, si poteva mettere, poteva arrivare anche al 2,5%. Calabria è uno che mi piace, ve l'avevo già detto, può essere anche 2,5 pure per Calabria potremmo mettere. Gli altri bene o male vanno bene così. Passiamo ora alla seconda e alla terza fascia di difesa. Allora, qua nomi più importanti. Ho inserito Zappacosta, l'ho messo al 3% perché secondo me non è facile. Nel momento in cui torna Atebor saranno Zappacosta, Mele, Atebor per un post e poi magari Mele potrebbe anche andare a giocare al posto di Cosens in qualche partita. Però essendo che non è semplicissimo, l'ho messo un po' più basso al 3%. Poi ho abbassato leggermente Izzo, l'ho messo al 2, ho abbassato, anzi ho aumentato leggermente Lazzari, l'ho portato al 4%, poi vediamo, ho alzato Molina perché era leggermente più basso, dopo le due prestazioni buone che ha fatto l'ho alzato, Faraoni l'ho lasciato lo stesso, ho abbassato Toloio, ho abbassato Smalling, poi ho messo Milenkovic ragazzi. Perché diciamo non l'avevo messo per niente nel file scorso perché lo davano come partente in quanto non rinnovava con la Viola. Poi ha rinnovato e quindi ora l'ho messo, ci ho messo un 4% con mod e un 3% senza mod. Poi Di Marco ha abbassato leggermente, Demiral ha abbassato leggermente perché ragazzi Di Marco sono due partite che non gioca, secondo me alla lunga dovrebbe partire, non dico sempre titolare, però in alcune partite titolare. Però al momento non sta giocando. Poi vediamo. Tomori e Koulibaly più o meno sono uguali. Kjær uguale. Ho abbassato leggermente De Ligt, leggermente Bremer, leggermente Bonucci. Tutti di un mezzo punto percentuale più o meno. Acerbi l'ho lasciato uguale. Acerbi sta facendo bene, soprattutto per il mod, ragazzi, può essere un buon nome. Non dico che è tornato l'Acerbi che conoscevamo, però le prestazioni non sono quelle dell'anno passato, quindi mi piace Acerbi, quest'anno può essere veramente un bel giocatore, soprattutto col modificatore. Mancini lasciato uguale, De Vrij mi pare leggermente abbassato, Skriniar uguale. Sì, qui penso di aver detto le percentuali giuste, sia di abbassati che alzati. I difensori top. Dumfries lo lascio sempre al 6%, è vero, non sta giocando, però secondo me, cioè non è che hanno preso Dumfries per far giocare solamente Darmian, nonostante Darmian a me non dispiace, uno un giocatore molto continuo, però secondo me Dumfries avrà il suo spazio, quindi lo lascio ancora al 6%. Quadrado l'ho alzato parecchio, l'ho messo a livello di Theo Hernandez, lo so, in tanti di voi ora mi criticheranno, ne sono sicuro. Però secondo me è un quadrato nel 4-4-2 o nel 4-3-3 se va a giocare a centrocampo o addirittura esterno d'attacco, già solo per la possibilità che ci dà, va alzato a secondo slot come Theo Hernandez. Di Theo mi piace il fatto che quest'anno dovrebbe calciare le punizioni. Ecco, questo è una cosa in più rispetto all'anno passato, l'ho lasciato uguale, nonostante alla prima non ha fatto benissimo, però la seconda l'ho visto nettamente ripresa. Gosens, ecco qui si potrebbe discutere perché alla prima non ha fatto bene, la seconda anche lui l'ho visto molto meglio, non ha timbrato, però ci è andato spesso vicino al gol, tante iniziative e quindi questo mi ha fatto propendere per lasciarlo sempre alle stesse percentuali. Passiamo ora al reparto di centrocampo. Sto cercando di andare velocemente in modo tale da dedicare un po' di tempo un po' a tutte le fasce. Qui ci ho messo centrocampisti da 1% un credito. Ho aggiunto Bandinelli. Secondo me è un bel nome. Ovviamente se prendete Bairami non prendete Bandinelli. Se prendete Ricci, Stulaz non prendete Bandinelli. Però ovviamente è un nome di quelli forse a centrocampo dell'Empoli, tolto Bairami,
che mi stuzzica tantissimo, perché se gioca questo è veramente buono. Poi vediamo. Ci ho messo Calleion. Ovviamente l'1% è basso, però l'ho messo come sottil. Secondo me si giocheranno sempre il posto. Quindi se lo prendo lo devo prendere a poco. Poi ci sta anche che in alcune aste magari Galleon arrivi al 2, al 3%. Però può andare anche all'1%, perché per ora sta giocando, però bisognerà vedere poi in futuro. Poi, ecco, uno che mi sono ricordato adesso, che sicuramente non ho messo nelle fasce, è Torreira. Ve lo dico già adesso, potrebbe essere un giocatore dal massimo 2%, non andrei a spendere tantissimo perché è un centrocampista buono, però ovviamente con non tantissimi bonus in canna. Poi vediamo qualche altro qua. Zurkowski è uno che mi piace, se lo pagate poco. Ovviamente anche lui, essendo Empoli, bisognerà vedere chi gioca. Poi vediamo qualcun altro. Frattesi, ecco Frattesi, non è un per cento, è pure poco. Ora visto che gioca sicuramente nel Sassuolo e dovrebbe essere un titolare perché le prime due ha giocato. Sapete che ci ho fatto un video, se lo volete vedere in descrizione, si può andare a vedere, il primo talento che ho portato è proprio Davide Frattesi, ormai in quel di luglio. Ragazzi, vi ricordo una cosa che mi sono dimenticato di dirla: il 4 e il 5 settembre ci sono le aste in live con i miei abbonati. Quindi in descrizione trovate i primi due link delle aste. Quindi mi raccomando, andate lì e cliccateci un grandissimo mi piace. Supportatemi ragazzi con like perché tanto è gratis. Quindi mi raccomando, ci tengo tantissimo a vedere tanti like in quelle live e quindi ad avere tante persone che ci guardano e vedere magari come ci muoviamo anche noi nel fantacalcio. Poi dopo Davide Frattesi, Sottil, come lo stesso dicevo di Calleion, secondo me alla lunga potrebbe giocare anche Sottil ed è un giovane che a me piace tanto. Quindi, se riesce a ritagliarsi il suo posto da titolare, magari può fare molto molto bene. E poi gli altri già c'erano anche prima. Passiamo ora ai centrocampisti di terza fascia. Allora, ci ho aggiunto Ilic e Pratt, l'ho messi al 2%. Eppure Perisic, mi sembra che non c'era ancora. L'ho messo al 2%. Perisic sta giocando titolare, quindi va messo e l'ho messo in una percentuale più o meno bassa, 2%. Però è uno che sempre i suoi gol li può fare se Di Marco magari non riesce a rubargli il posto. Pratt è uno che potrebbe giocare in diversi ruoli nel Toro e quindi io lo vedo titolare. Perché può giocare nel centrocampo a 3 come mezzala, può giocare come trequartista. È un giocatore, per quello che abbiamo visto alla Samp, molto tecnico e secondo me ha tante qualità. Potrebbe emergere con Juric perché i suoi centrocampisti di solito riescono a rendere alla grande. Quindi è un giocatore molto intrigante. Di Ilic, questo è un giocatore tecnicamente fortissimo. Viene dal Manchester, l'hanno pagato tanto il Verona. Se non erro sui 7,5-8 milioni di euro. È già timbrato con l'Inter, fa un bellissimo gol. Secondo me con Di Francesco può fare bene. Come ho detto sempre, a me il Verona con Di Francesco non fa impazzire. Già si parla di un passaggio al 4-3-3 e per questo, oltre che per la scadenza, hanno venduto Zaccagni alla Lazio. Perché nel 2022 scadeva il suo contratto e l'avrebbero perso a zero. L'altro nome da menzionare, sicuramente Pobega, il Toro, può fare bene. È uno di gamba ed è uno che ha tanti gol nelle gambe. Forse il 2% può essere pure basso, però il Toro non è una squadra definita, non è una squadra ancora collaudata, quindi lo voglio tenere un po' più basso. Remo Freuler al 2% perché porta sempre buoni voti. Bairami al 2% può essere anche basso, ragazzi. Bairami, ve l'ho detto, insieme ad Aramo, secondo me potrebbero essere i due bug del listone perché li pagate poco, perché ovviamente vengono due squadre che sono salite due neopromosse. Però Bairami tanta tanta roba. Ve l'avevo detto nel video, ora non mi ricordo in quale talento era, però nei primi video, perché quando ho visto il suo video dell'Empoli, questo lo devo mettere subito. Forse era più corretto un 3%, però l'ho lasciato al 2.
Poi Hernani, Lazovic già c'erano, quindi passerei avanti, perché già siamo a 15 minuti, ancora siamo ai centrocampisti di seconda fascia. Allora, partiamo dall'ultimo che ho inserito, Koopmeiners, no, mi dite come si chiama perché è impronunciabile, l'ho messo al 3%. Allora, come giocatore potevo metterlo anche al 5%. L'ho messo leggermente più basso perché nell'Atalanta giocare titolare non è semplice. Però rispetto a un Kovalenko dell'anno scorso che io non avevo consigliato a nessuno per un semplice fatto. Secondo me l'anno scorso Kovalenko avrebbe giocato poco con tutti quei giocatori che c'erano all'Atalanta. Però qui il discorso è diverso. L'ho detto un attimo anche ieri in live per chi mi ha seguito con Ivan e il grande Michele. Secondo me lui giocherà. Ovviamente non sarà sempre titolare perché c'è De Ron, perché c'è Freuler, può giocare Pessina, può giocare Pasalic dietro, sono in tanti. Però questo ragazzi ha un sinistro fantastico, cioè fa lanci di 40-50 metri telecomandati, sa calciare in porta, calcia le punizioni, lì calciava anche i rigori, ovviamente la Dea probabilmente no, c'è Muriel prima di lui, probabilmente anche Malinowski. Però è un bel prospetto, soprattutto per chi fa il manageriale io lo prenderei subito. Sono convinto che avrà il suo spazio, quindi non sarà come gli altri. Ovviamente un Gasperini da subitissimo non è facile, ecco, questo non è facile, però ha troppo talento per non giocare, quindi me lo aspetto fin da subito inserito nel progetto Atalanta. Magari all'inizio giocherà la mezz'ora, per poi una volta che ci saranno la Champions e tutte le competizioni giocherà anche lui e secondo me dimostrerà veramente che è forte, che è veramente forte. Locatelli l'ho messo al 3%, alla Juve non è sicuro del posto da titolare, ovviamente poteva essere più alto, però la non certezza mi lascia sempre un po' come dire, contrariato, e quindi l'ho messo al 3%. Fabian Ruiz 3%, di lui ve l'avevo detto nelle live, quando c'era Genoa-Napoli vi ho detto Fabian Ruiz a Genoa, col Genoa segna sempre. L'anno scorso, se vi ricordate, la partita complicatissima in cui ha piovuto a dirotto, campo pesantissimo, ma Fabian aveva timbrato. Ve l'avevo detto per questa giornata di Genoa Napoli e ha ritimbrato. Quindi sono contento anche di questo consiglio. È un giocatore che preso così a una percentuale tra virgolette bassa può andare bene. Poi Pessina, non l'ho messo più del 3% perché anche lui dovrà ritagliarsi un posto da titolare. Yankton non c'è più ragazzi, quindi ovviamente era il file di prima che ho aggiornato e quindi qualcuno è saltato. Zaccagni l'ho messo al 3%, secondo me la Lazio cambia poco rispetto al Verona. Sì, poteva calciare i rigori se non c'era Veloso, oppure se poteva contenderli a Veloso, però la Lazio, anche se non dovesse partire sempre titolare, perché secondo me si giocherà il posto un po' con Pedro, a volte con Felipe Anderson, poi sono due giocatori che non glielo auguro, ma sempre qualche piccolo problemino fisico lo hanno. E quindi Zaccagni avrà il suo spazio, al 3% si può fare. Aramu, 3%. Aramu è un altro di quelli che, come ho detto di Bairami, può fare veramente bene nonostante viene da una neopromossa. Finalmente è finita la squalifica e quindi potreste pagarlo veramente poco, soprattutto in aste in cui non ci sono persone competenti. E secondo me può fare molto molto bene. Non dico può svoltarvi un fantacalcio, però nel vostro centrocampo può assumere un ruolo importante. Poi vediamo che altro c'è. Miranchuk 4%. Io ci credo ancora, nonostante non abbia giocato tantissimo le prime due. Però è uno che potenzialmente poteva essere da 9-10% di budget. Quindi anche al 3-4% va benissimo prenderlo. Barak Candreva 4%, secondo me sono percentuali giuste in cui Barak alla fine è un trequartista. È vero che il Verona forse cambierà nuovamente modulo, potrebbe giocare col 4-3-3, bisogna vedere. E di Candreva, secondo me con Caputo forse migliora ancora anche la pille di Candreva. Potrebbe perdere i rigori, magari nel momento in cui non c'è Quagliarella, c'è Caputo, magari potrebbe calciare Caputo. Però secondo me almeno il 4% che Candreva li vale e potrebbe essere un affare prenderlo. Passiamo ora ragazzi ai top e semi top. Qui c'è stato un bel rimescolamento. Allora, il primo che ho messo nuovo è Messias. L'ho messo al 5%. È un giocatore
che per molti potrebbe essere un panchinaro. Io non la vedo così, io la vedo in modo diverso. È vero che alcune volte potrebbe non partire titolare, però tutti lo danno in ballottaggio con Brian Diaz, cioè, che dovrebbe prendere il posto di Diaz nel momento in cui magari esce dal campo. Io non la vedo così, cioè, secondo me Messias può giocare sia come mezzala se passano a altro modulo, ma sicuramente può fare nel 4-2-3-1 l'esterno alto a destra. Cioè, sfido io a vedere Saelemaekers o Castillejo titolari e Messias magari non messo, perché questo è un giocatore completo, lo ha dimostrato al Crotone, sia in Serie B, ma sia soprattutto in Serie A. Un giocatore che a me piace tantissimo e anche un 5% di budget secondo me non è spropositato. Ovviamente potreste prenderlo anche al 2% se nella vostra lega sono convinti che dovrebbe prendere per forza il posto di Brian Diaz. Però vi ripeto, per il potenziale che ha e nella squadra in cui è andato, che potrebbe saltare le sue qualità, io proverei a prenderlo. Poi, Barella lasciato al 5%, Kulusevski al 5%, ma qui è più per il potenziale che per l'effettiva titolarità. È uno che probabilmente entrerà tantissimo, ma titolare non lo so. Ora che è andato via Ronaldo, un po' potrebbero rimescolarsi le cose, però ancora per me non c'è una linea definita da parte di Allegri né nel modulo né magari nei giocatori, chi sarà sicuro un titolare, ecco. Poi ho alzato leggermente Brian Diaz a 6, Orsolini l'ho portato al 6, Felipe Anderson al 7, leggermente sceso Zaniolo dopo l'espulsione, quindi era mi pare all'8, ora passato al 7, l'ho messo come Pereira. Come Soriano e ho sceso ampiamente che sì. Onestamente, ha avuto l'infortunio, dovrebbe forse tornare per la terza giornata, però c'è anche la Coppa d'Africa, tutte queste cose qui non ha ancora rinnovato, che non è una cosa di poco conto, e quindi lo metto sotto a tutti quelli che vedete sopra. Sopra, allora. Ho salito di qualche punto Calhanoglu e Pellegrini. Hanno fatto entrambi bene. Calhanoglu nella prima soprattutto e Pellegrini soprattutto nella seconda. Pellegrini, ragazzi, fatemi dire questo perché cioè, a me io godo quando tra virgolette si indovina qualcosa, no? Pellegrini è stato messo nel video dei consigliati della seconda giornata e vi avevo detto testuali parole, potete andare anche a rivedere il video. E avevo detto Pellegrini fuori casa fa sempre bene, segna sempre. Quindi in Salernitana Roma io lo metterei. Ovviamente magari non mi aspettavo una grande doppietta, però un bonus me lo aspettavo, un bel golletto. E devo dire che chi mi ha ascoltato avrà preso una bella doppietta e sicuramente se non decideva di metterlo, poteva magari anche fare molto molto peggio. Poi Zielinski, Milinkovic-Savic al 9%. Zielinski purtroppo si è infortunato alla prima. Non dovrebbe essere nulla di grave e quindi non l'ho modificato, ho lasciato sempre al 9%. Sergej Milinkovic-Savic 9%, secondo me è uno. La Lazio è tutta buona quest'anno, quindi ho alzato invece leggermente Luis Alberto. Io avevo detto già nelle live, non me lo scordo. Allo stesso prezzo avrei preso Milinkovic-Savic. Perché questo? Perché Luis Alberto si era presentato in ritardo e già alla prima, infatti, come avete visto, Sarri ha messo Hakpak Pro e non Luis Alberto. Detto questo, poi alla seconda invece Luis Alberto è rientrato tutto, è stato titolare e ha fatto una partita alla Luis Alberto, alla Mago. E quindi Luis Alberto almeno al 10% al pari di Malinowski e Veretout dovevo metterlo. Veretout è un altro giocatore che ho alzato. Malinowski l'ho lasciato uguale. Secondo me l'Atalanta non ha fatto bene nelle prime due partite di campionato. Però questo non mi toglie nessuna certezza. Secondo me l'Atalanta sarà sempre una squadra che farà tanti, tanti, tanti. Ho detto tanti, ma tanti gol. E poi Veretout, dopo la partenza. Due partite, tre gol, senza calciare un rigore, non potevo non alzarlo. L'ho messo al 10%. Ecco, Veretout l'avevo messo più basso per un semplice motivo. Stando a quello che diceva, mi pare Sky Sport, Veretout era quello che doveva rimanere bloccato nei due dietro.
Poi cosa è successo? Nella partita Roma-Fiorentina, in effetti, Veretout non si spingeva davanti. Nel momento in cui c'è stata l'espulsione invece di Zaniolo, Veretout ha iniziato a spingere e da lì è uscita la doppietta. E poi con la Salernitana si buttava davanti, quindi non è più sicuramente quello che dicevano loro. Cioè, se Veretout si spinge, uno che sa fare inserimenti, calci e rigori, il 10% lo metto sotto solo a Mkhitaryan, che lo lascio al 12%, e a Chiesa, l'ho messo al 12%, Chiesa l'ho abbassato un pochettino perché la prima l'hanno lasciato fuori, la seconda ha giocato, era partito benissimo, ma poi si è un po' perso, e quindi dal 14 massimo che avevo messo prima, ora l'ho riportato al 12%. Ragazzi, sono leggermente già stanco. Continuiamo gli attaccanti. Allora, l'ultimo mi metto altri dimenticati perché veramente è stato molto laborioso fare tutti i file, tutti in una volta, cambiare tutte le cifre. Simi c'era nella prima, poi spostando tutti i giocatori me lo sono dimenticato di rimetterlo e quindi l'ho messo tra i dimenticati. Lo lascio al 9%, è un budget medio tra quello che ha fatto l'anno scorso e quello che potrebbe fare quest'anno. Si potrebbe anche pagare meno addirittura. Poi Pedro e Keita me li ero scordati. Pedro l'ho messo al 3. Secondo me è un attaccante che in un fantacalcio, magari a 8, può essere negli ultimi slot. A 10 può essere anche un quinto slot. Keita Balde, bisognerà vedere con che testa arriva a Cagliari, però secondo me è sempre un attaccante che qualche gol lo farà anche da subentrato, qualcuno titolare, è un buon attaccante, uno l'anno scorso non ha fatto male. Passiamo ora agli attaccanti di quarta fascia. Allora, mi sa che qui forse c'è qualche errore, comunque dovete capire che, come vi ho detto, è stato fatto molto velocemente. Allora, all'1% ho messo Lasagna, Kuban, El Shaarawy, Piazza e Okaka. Ovviamente questi sono proprio da ultimissimi slot, se proprio non si ha proprio chi prendere. Poi Colley, Jasi, Verde e Bonazzoli li ho messi al 2. Forse Bonazzoli si poteva mettere leggermente qualcosina in più. Simeone l'ho messo al 3, è andato al Verona, probabilmente sarà lui il titolare e quindi ho provato a dargli una valutazione non altissima. Poi al 4 ci ho messo tanti giocatori: Leao, Sanabria, Cutrone, Henry, Pinamonti, Raspadori e Raspadori. Raspadori è uno che mi piace, ragazzi. Forse si poteva mettere anche una percentuale più alta su di lui. Anche perché ora che è andato via Ciccio Caputo, a Sassuolo magari potrebbe giocare Scamacca, punta centrale. Però Raspadori può essere uno che gioca sia nei tre dietro a Scamacca, sia a prendere il posto di Scamacca magari. Quando gli ultimi 30 minuti, magari è già titolare nei tre dietro, entra un trequartista e magari Raspadori si può spostare davanti. Pinamonti è un giocatore che a me piace, un giocatore molto mobile, e con Cutrone e Mancuso, sono tre giocatori che a me, piacciono. Probabilmente quello più sicuro del posto titolare sarà Mancuso, che vedremo dopo. Poi ci ho messo al 5 destro e Mertens più Pussetto, perché Pussetto è partito forte e quindi io ho dato una valutazione già tra virgolette importante. L'ho messo anche questa valutazione perché De Pollo prima di andare via ha detto: secondo me quello che potrebbe esplodere nell'Udinese, cioè quelli che potrebbero esplodere nell'Udinese, sono due nomi, e ha fatto il nome di Molina. E già, diciamo, ve l'avevo detto da quando è stato l'anno scorso Atalanta-Udinese, questo dopo quei due assist poteva essere veramente un prospetto importante. E Pussetto ha fatto i loro due nomi. E quindi io in un 5% ancora massimo si può prendere. Poi Politano Lozano 5%, ovviamente l'ho messo insieme perché questi sono Pappe e Ciccia, ne gioca uno e sono due buoni nomi. Barro l'ho lasciato al 6%, devo dire che non lo prenderei, è un giocatore troppo discontinuo, non è partito neanche bene e quindi l'ho lasciato lì, poteva anche essere forse più basso. Gli attaccanti di terza fascia.
Allora, Shomurodov 7%, l'ho lasciato com'era. Ovviamente qui c'è anche Borja Mayoral che non menziono nel video. Non è facile, perché secondo me il titolare Abraham e gli altri potrebbero giocare nel momento in cui forse più in Conference League che in campionato. E quindi già forse 7% è anche tanto, perché c'è anche Borja Mayoral, come dicevo, che potrebbe subentrare ad Abraham. Pavoletti 7%, secondo me non essendo arrivato nessuno davanti oltre Keita, anche se non lo vedo una coppia Keita João Pedro, noi Pavoletti sarà un titolare del Cagliari, quindi un 7% ancora è buono. Nico Gonzalez 7%, è un giocatore che a me piace, tanti assist, probabilmente anche qualche gol. Poi Boga è rimasto al Sassuolo, devo dire che c'erano tantissime voci, Atalanta, ma anche altri club, anche il Napoli, se fosse andato via Insigne, è rimasto al Sassuolo, secondo me a 7% potrebbe essere un affare, sia Boga che Nico Gonzalez. All'otto, Felipe Caicedo, è un giocatore che a me piace e anche tanto. L'unico punto interrogativo su Caicedo è il Genoa. Non lo so, ha fatto un mercato come al solito in cui non si è capito nulla. Si è parlato di Lammers sicuro, Lammers sta arrivando e Lammers non è arrivato. Hanno preso Kuban, hanno preso Caicedo, già attaccanti ne avevano tanti, hanno rinnovato il contratto a Pandev. Però Caicedo secondo me è quello sicuro che gioca titolare. Quindi poi bisognerà capire chi giocherà vicino a lui in un 4-3-3 o in un 4-4-2. 3-5-2, non si sa il modulo, ma quello che è sicuro è che Caicedo sarà titolare, quindi all'8% non è un affare. Ilicic, l'ho lasciato all'8%, questo è un rischio grande. A chi piace, come me Ilic, magari è un rischio che si può correre, però non ti dà sicurezza perché non è sicuro titolare, però ha delle qualità immense, ecco, questo è per le potenzialità assurde. Al 9% ci ho messo Mancuso e Arnautovic. Due che dovrebbero essere cioè Mancuso rigorista, Arnautovic alla fine no, perché l'ha tirato Orsolini, quindi se non c'è Orsolini in campo potrebbe lasciarlo lui, altrimenti non è rigorista. Però un 9% in un Bologna in cui si pensa prima ad attaccare e poi a difendere, Arnautovic può essere uno che arriva tranquillamente alla doppia cifra. Lo stesso di Mancuso, è vero che c'è la concorrenza ora sia di Pinamonti che di Cutrone, però secondo me il punto fermo sarà lui. È un giocatore anche tecnico, un giocatore che la butta dentro, un giocatore che calcia i rigori e il 9% secondo me è il budget giusto. All'11 ragazzi ci ho messo Ken, nuovo arrivato, l'ho messo un attimo sotto morata. Qui è un giocatore dal potenziale alto ma dalla testa che non si sa come ci arriva alla Juve. Allegri è uno che ti mette in riga, quindi probabilmente riuscirà a metterlo in riga. Però come vi dicevo non si sa il modulo, ancora è tutto in divenire, quindi se dovessi spendere una cifra più alta per Ken non andrei a prenderlo. Correa l'ho messo all'11. Si è presentato all'Inter con una doppietta. Devo dire che il primo gol è assurdo. Cioè, per uno come Correa fare quel gol di testa è veramente una cosa molto strana. Sono rimasto stupido e ho detto: ma è Correa che fa quel gol? Il secondo invece è un gol bellissimo, ma che è nelle sue corde. Quagliarella l'ho lasciato all'11, ragazzi. È arrivato Caputo, però secondo me potrebbero coesistere, ecco, per questo non l'ho ribassato. Al 12 ho lasciato quindi Belotti e Morata. Belotti l'ho sceso leggermente e Morata leggermente salito visto che è andato via Ronaldo. Secondo me Ken non è il rimpiazzo di Ronaldo. Quindi 12%. Belotti è anche infortunato, ne avrà per qualche giornata. Io più del 12 non lo prenderei. Saliamo ai semi-top. Giroud, l'ho aumentato, l'avevo messo, non mi ricordo se era il 10, comunque già una cifra alta, l'ho aumentato dopo la doppietta. Come vi avevo detto, da quando è arrivato Giroud al Milan, e chi mi segue me ne può dare atto, Giroud si può prendere anche da solo, anche senza Zlatan Ibrahimovic, perché nella mia idea era che Giroud i suoi minuti, i suoi gol li avrebbe fatti. Questo perché, primo, di Zlatan Ibrahimovic, sicuramente non sappiamo quante partite potrebbe fare perché ormai è noto i suoi problemi fisici. E per tutte queste cose potrebbero giocare anche tutte e due davanti. Io
Io al 30% metto Olivier Giroud. Poi Caputo l'ho sceso al 13%. Alla Samp non ho più le certezze che aveva al Sassuolo, però è sempre un attaccante di quelli che può fare strabene. Berardi 13%, secondo me al 13% è ancora un affare, perché secondo me al Sassuolo gioca, non ho dubbi, anche se voglio dire c'è stata tutta la querelle, voleva andare via, si parlava della Fiorentina, forse il Milan. Anche se al Milan sono stati accostati tutti praticamente i giocatori possibili e immaginabili, però secondo me Berardi è un ottimo ancora slot e lo metto come semi top al 13%. Al 13% ho alzato anche Scamacca. Sono sicuro che tra di voi ci saranno tantissimi: ma come Scamacca al 13%? È un bidone, Scamacca fa schifo. Sono sicuro. Ragazzi, però secondo me Scamacca ha delle qualità importanti e giocare nel Sassuolo, nel 4-2-3-1, punta unica, io sono convinto che lui gol li fa e ne fa sicuramente oltre la doppia cifra. Magari mi sbaglierò e mi prenderò le mie critiche. Però secondo me Scamacca vale tutto il 13%. Quindi su lui devo dire che ho pochi dubbi. L'unico dubbio è che non calcia rigori. Ma per il resto è un attaccante secondo me completo e che gol li farà giocando nel Sassuolo titolare come punta unica. Poi saliamo, Insigne 16%, qui bene o male è quella la percentuale che si paga. Dzeko 17, l'ho alzato leggermente. Dybala 18, dovrebbe calciare i rigori, quindi forse 18 poteva essere anche 20, ragazzi. Però con i problemi fisici, come per Zlatan, poteva essere anche al 30% se fosse integro. Dovrebbe tornare Ibrahimovic per la terza giornata, forse non dall'inizio, però già si sta allenando in gruppo, quindi è recuperato. Il 18% è una percentuale di media tra il potenziale, magari poteva essere anche 25-30%, e i problemi fisici che purtroppo ormai lo assillano da sempre. Ragazzi, sembra una maratona, ma siamo agli sgoccioli. Passiamo agli attaccanti top. Prima di commentare, ragazzi, vi chiedo veramente un like sia per lo sforzo che avete per fare sto video, ma anche per tutto il lavoro che ci sto dietro per fare le percentuali. Mi raccomando, quindi sostenetemi e vi ricordo che in descrizione ci sono i link dei due video, delle due live programmate, due aste con gli abbonati, quindi faremo un'asta di Fantacalcio qui su questo canale il 4 settembre, quindi sabato 4 settembre ore 19 e domenica 5 settembre sempre ore 19. Andiamo a vedere ora quindi le percentuali. João Pedro l'ho alzato al 20%, come e l'ho messo come Duan Zapata. Duan Zapata probabilmente ancora qualche partita potrebbe saltare, però li ho messi uguali. João Pedro si è presentato subito, Cagliari Spezia, del bella doppietta. Col Milan un bell'assist. Voglio dire, senza Ronaldo lo metto fra i top. Livello basso, ma sempre top. È lo stesso Duván Zapata, perché alla fine è l'attaccante titolare della Dea. Magari può giocare vicino a Muriel, come può giocare punta unica. Però è quello che sicuro da lì non lo sposti, perché Gasperini piace e perché è veramente forte. Poi magari ci sono, non è un immobile che dici mal che vada mi fa un sacco di gol, però secondo me al 20% ancora è fattibile. Ora andiamo a un nome che vorrei leggere qualche commento diverso, perché nel primo video in cui ho messo le mie fasce, Abraham l'abbiamo messo ottavo, perché c'era Ronaldo, al 20%. E devo dire che le critiche sono state tante. Sono state tante dicendo che non valeva quella cifra, che dovevo metterlo magari al 15, magari al 16, ma non al 20. Ecco, ora al 20 secondo me Abraham non lo prenderete mai. Probabilmente tutti quelli che ora dicevano che Abraham al 20% era una pazzia, ora diranno che è una pazzia che è al 25. Però non diranno mai, magari Revosta forse avevi fatto anche bene a metterlo al 20, però a noi non frega niente, voglio dire, siamo qui per prenderci le critiche, i meriti, sempre col sorriso. A parte tutto, a parte sapete che a me piace scherzare, raccontare e ridere, secondo me il 25% Abraham si può prendere
Perché punto primo la Roma di Mourinho non me l'aspettavo che partisse così forte e Abraham sicuramente uno che è partito alla grande. Non tanto la seconda giornata in cui con la Salernitana fa benissimo, però già aveva qualche allenamento con la squadra, aveva qualcosa già. Mentre alla prima non me l'aspettavo subito titolare, per due motivi. Punto primo c'era Shomurodov che aveva fatto benissimo nel precampionato e punto secondo Abraham aveva fatto qualche allenamento solamente. E quindi non me l'aspettavo titolare. Se Mourinho non l'ha lanciato titolare è per almeno un motivo. Crede fortemente in lui e ci ha fatto vedere già in due giornate quello che abbiamo detto anche nel video. Secondo me è un attaccante forte. Che mi ricordo Osimhen, che qui ho ricevuto qualche critica, ma avete visto quanto è veloce, avete visto che scatto che ha, avete visto che tecnica. È un giocatore forte, quindi 25% assolutamente da prendere. Osimhen l'ho lasciato al 28%. Purtroppo ha esordito male. Devo dire che i primi 20 minuti ha fatto bene, però poi quell'espulsione è un po' ingenua. È vero, poteva anche non cacciarlo fuori. Forse per le regole è giusta l'espulsione, però non cambia nulla. Per me è sempre un buon nome. Poi senza Ronaldo non l'ho aumentato, però il 28% è solo dietro quei 4 che vedete lì. Ci ho messo Lautaro al 30. Senza Lukaku, ragazzi, ci calcio ai rigori. Poi un'altra cosa, è vero che ci sono Dzeko e Correa che potrebbero giocare, quindi anche loro. Però rispetto a quello che dicono in tanti, io Lautaro lo vedo più insostituibile di Dzeko. Nel senso, è uno che ti fa sicuramente più gol, ti calcia i rigori e nel momento in cui magari c'è la Champions può riposare anche Lautaro, ma nel momento in cui non avranno più la Champions, io non glielo auguro, gli auguro anche di vincerla, però magari quando non avranno questa competizione così importante, quello che sicuro sarà titolare sempre è Lautaro e quindi lo metto al 30. Vlahovic, vi ho detto sempre che lo vedo a pari livello di Lautaro Martinez. Perché l'ho messo il 2% in più? Per un semplice motivo. Vlahovic non ha alternative. Ecco, questo è che non penso che Kokorin possa mai rubare qualche minuto a Vlahovic. Ecco, questo è forse l'unico motivo che mi ha spinto a metterlo un 2% in più. Passiamo a Muriel. Muriel è un attaccante forte. L'unico dubbio che si può avere su Muriel è la tenuta fisica. Ecco, quello è l'unico punto interrogativo che si può avere. Poi di Muriel si può parlare solo bene. A parte il colpo di testa non gli manca nulla, quindi un attaccante stratosferico. E non mi tocca neanche lontanamente l'idea, il fatto che l'Atalanta non sia partita alla stragrande nelle prime due giornate. Anche se Muriel, devo dire, alla prima ha fatto un gol alla Muriel, uno di quelli straordinari. Appena l'Atalanta inizierà a girare, questo se non ha problemi fisici, come vi ho detto, non glielo auguro, sarà un attaccante forse solo dietro a Immobile, poi gli altri può essere il migliore di tutti. Arriviamo a Ciro Immobile. Devo dire qui, io l'avevo messo al 35%, il 35% dietro solo a Cristiano Ronaldo, perché già Lukaku era andato via. Solo dietro a Cristiano Ronaldo. Questo perché io, come vi avevo detto, e non ho paura a ribadirlo, non avevo dubbi su Immobile e su Sarri, sul suo modulo. Che tanti dicevano, ah, Sarri gioca 4-3-3 come gioca in nazionale, quindi 2 più 2 fa 4, Immobile farà schifo nella Lazio. Ecco, io non lo pensavo minimamente, ve l'avevo detto anche nelle live, anche nei video, nel video in cui potete andare a rivedere quello, il primo video con le fasce provvisorie prima della fine del calciomercato, e l'ho alzato, l'ho messo al 38. Poi 38 ragazzi è sempre un budget relativo, perché se dovete prenderlo, o 38, 39, 40, cambia una sega. Dovete prenderlo, prendetelo. Secondo me è quello col potenziale più alto per fare il capocannoniere. Punto primo perché con Sarri giocano a pallone molto meglio di come giocavano con Inzaghi. Perché già con Inzaghi si diceva la Lazio gioca bene un corno. Questi sono partiti alla prima giornata, hanno fatto strabene a Empoli, 3 gol ed è passata in sordina. È passata in sordina perché come dire, vabbè, le ha fatte all'Empoli, è una neopromossa. Sì, però poi l'Empoli va a Torino e gli fa il culo alla Juve. Quindi quel 3-1 poi è stato forse magari rivalutato.
E poi la seconda dice, vabbè, 6 a 1 allo Spezia. Ma io, non è facile fare una partenza così e io non me l'aspettavo. Io non ho problemi a dire che quello che pensavo prima, io pensavo che la Lazio ci mettesse un pochino a metabolizzare tutto, diciamo, il modulo di Sarri e il modo di intendere il calcio, perché è diverso sicuramente da come giocava con Inzaghi. Ritornando su Immobile, ragazzi. Questo è un attaccante, se gli arrivano le palle volte, i gol li fa in tutti i modi. Ne ha fatti 4 e potevano essere 5 perché ha sbagliato il calcio di rigore. Però se gli arrivano le palle volte, questo la butta dentro. Basta guardare Pedro, pochissimi allenamenti sulle gambe con la Lazio, lo butta dentro Sarri e secondo me ha fatto due grandi partite, una con l'Empoli e quella dopo con lo Spezia. È un giocatore forte, è inutile che stiamo lì a pensarci. Messo lì, punta centrale con Felipe Anderson da una parte, Pedro dall'altra, o che sia Zaccagni, o Raul Moro, o Romero, alla fine poco importa, conta che c'è Immobile là e se gli arriva di testa, di piede, di culo, il gol lo fa. Immobile è questo. E anche, nonostante abbia sbagliato il rigore, voglio dire, ha già 4 gol, quindi. Assolutamente è l'uomo da prendere se volete dire ok, prendo l'attaccante che io sono sicuro che 20-25 gol ce li ho già detti. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, vi scongiuro, lasciate un like a questo video, soprattutto per l'impegno e per la passione che ci ho messo per farvelo uscire tutto oggi, in modo tale da darvi supporto per chi già da oggi fa l'asta per il Fantacalcio. E questo è un regalo che volevo fare per tutti voi, per tutti gli iscritti, per tutti gli abbonati. Quindi mi raccomando, lasciatemi anche un commento, ragazzi, anche solo per un grazie. Fatemi sapere qualcosa, perché in tante volte non commento, secondo me è sbagliato, perché è un supporto anche un semplice commento. L'ultimissima cosa, ragazzi, iscrivetevi al canale, è importante per il canale e anche per voi, se volete poi venire nelle live che faccio quasi ogni sera, per poter commentare bisogna essere iscritti. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale. Con questo ragazzi è veramente tutto, ciao ragazzi!